Dunque io vengo da un posto che sta nell'ombelico del Mediterraneo e da un tempo che era l'ombelico del secolo scorso, la metà degli anni, giusto nella metà del secolo scorso. Uno ammette da un punto di vista geografico che ci sta tanto oriente quanto occidente sulla superficie terrestre, ma per quello che riguarda invece il sud e il nord le proporzioni sono diverse, c'è più sud che nord nel mondo. Il sud comincia dalle parti di Napoli e finisce al polo sud, in Antartide, dunque ha una maggioranza di attribuzione geografica del pianeta e del resto è per maggioranza acqua. Vengo da questo posto che era un incrocio di linee, se uno tira una retta da Atene a Marsiglia o da Istanbul a Barcellona oppure da Trieste a Tripoli incrocia Napoli. Sì, si dice che sia una città del sud, come dicevo adesso, ma questo punto cardinale le sta un po' stretto perché è stata fondata dall'estremo oriente, cioè dai greci. Per noi era l'estremo oriente, la punta del Mediterraneo orientale, e poi è stata governata per secoli dall'estremo occidente, dalla Spagna, e poi ha avuto sul suo trono dei regnanti francesi, austriaci, svevi, normanni, insomma, quel posto è un concentrato di punti cardinali, appartiene al Mediterraneo più che al meridione. E così quando la fondarono i greci avevano esaurito tutta la loro fantasia geografica, dicevano ma come la chiamiamo adesso questa altra città che abbiamo fondato, perché ne fondavano continuamente. E allora una proposta era di chiamarla Parthenos, ma Parthenos in greco vuol dire vergine, e avranno pensato subito che quella città non poteva essere vergine, visto che si trovava sotto quel vulcano attivo e catastrofico che l'avrebbe sicuramente nel passato l'aveva sverginata. Dunque provvisoriamente la chiamarono Neapolis, città nuova, ma il mondo è pieno di città nuove. Ce ne sono dappertutto di città nuove, Newtown, Villeneuve. E allora il napoletano si è trovato in difficoltà avere come denominazione di origine un nome così generico e ha cercato, si è sforzato nel corso del tempo di rendere quel posto unico, leggendario, diciamo che è sempre un miscuglio di magnifico e di atrocia. Il carattere di quel luogo, che è anche il mio da cui provengo, è la sua collocazione geologica. Oltre che alla geografia, appartiene per temperamento e per carattere alla geologia. Abitiamo sopra un suolo sismico e accanto a un vulcano catastrofico. Dunque, quella città è stata una città di cittadini di azzardo e hanno questi cittadini di azzardo dei nervi in comune con altri popoli scossi, sobbalzati. Abbiamo in comune dei nervi con i giapponesi, con i cileni, con gli indonesiani, piuttosto che con dei valdostani. Abbiamo in comune con questi la valigia accanto al letto, pronta per essere acciuffata e portata fuori per lo sfratto immediato che il suolo ci impone. Abbiamo uno sguardo periodico e preoccupato ogni volta che cade il silenzio intorno a una tavola verso il soffitto per vedere se la lampada oscilla. Abbiamo imparato la tarantella dal suolo che balla così. Dunque proveniamo da questo sistema nervoso geologico. Quando sono nato io in quel posto, era ancora un posto del sud,
ma non solo d'Italia, del mondo. Aveva una bella quota di emigranti in giro per il mondo. Da quel molo Beverello si erano staccati milioni di addii irreparabili, non si sarebbero ricuciti mai più quelle separazioni, quei distacchi che avvenivano dentro le famiglie. Aveva la più alta mortalità infantile d'Europa, i bambini stavano attaccati alla vita con lo sputo e la dovevano giustificare quella vita andando a lavorare a 5-6 anni. Non era un posto per bambini, non era una città per bambini. E poi aveva pure quell'onore supplementare di essere il centro della NATO nel Mediterraneo, ovvero di ospitare la sesta flotta degli Stati Uniti d'America. Migliaia di giovanotti stranieri in libera uscita che venivano a scaricare lì, a svuotare lì la loro astinenza, sia alcolica che sessuale. Poi se commettevano dei reati su quel suolo, ne rispondevano alla magistratura del loro paese. Napoli stava nell'Italia così per convenzione, ma insomma era una città consegnata e affittata come sud del mondo, alla stregua di Manila, Saigon, dei posti di mare e di soldati stranieri. Dunque sono cresciuto in questo posto. E questo posto mi ha infettato, la mia educazione sentimentale si è formata là, di seguito anche quella nervosa. Per educazione sentimentale intendo quella che coinvolge dei sentimenti come la compassione o la collera o la vergogna. E il modo con cui le storie del mondo intorno passavano a me, da una generazione all'altra, era attraverso l'ascolto, perché la generazione precedente la mia raccontava, ma non a noi, non per trasmissione ai marmocchi, ma se la raccontava, continuava a raccontarsi le storie e le storie per tentare di smaltirle, per sconfiggerle, per digerirle. Del resto è andata così nel corso delle nostre generazioni, da quando c'è il mondo. Le disgrazie, le catastrofi, le feste anche, sono state trasmesse a voce da una generazione all'altra, che così li ha ricevute attraverso l'ascolto. E allora ascoltavo le storie che si dicevano quelli di prima, quelli venuti prima di me, se le dicevano dentro altre stanze, ma che chiudevano male. Chiudevano male le porte, separavano male i muri perché erano fatti di tufo, il tufo è una materia porosa che non accetta di fare da separazione tra le persone, le tiene insieme. Quella città era vivacemente, intensamente acustica, proprio grazie a questa materia prima con cui è stata costruita, con il tufo. Si poteva sentire tutto quello che succedeva al piano di sopra, al piano di sotto, nel palazzo di fronte, nel cortile, in fondo alla strada. Era un concentrato di voci contemporanee che usavano tutti i toni delle corde vocali. E qui si chiamano corde dell'anima, io le ho avute trasmesse attraverso le corde vocali della folla napoletana che avevo intorno. Quello che si raccontavano molto era la guerra, erano stati contemporanei della più grande catastrofe militare e umana della storia dell'umanità, la Seconda Guerra Mondiale. Se l'erano scansata in qualche maniera, ognuno pensando a tirare avanti, a scansarsi, a salvare la pelle. Non avevano capito granché di quello che era successo, tranne che gli aveva tolto tutto quello che avevano prima. Allora se la raccontavano quella storia. Erano le storie della guerra moderna. Il 1900 ha inaugurato la guerra moderna, che a differenza di tutte le altre guerre del passato, fa più perdite tra gli indifesi che tra i soldati in divisa. Fa più perdite tra
quelli che sono senza armi, che si trovano sparpagliati nelle retrovie, piuttosto che di quelli che sono andati a combattere. Questo è il fatturato preciso, regolamentare delle guerre moderne. E quelle ancora in corso, comprese quelle in corso, insomma, compreso quelle a cui partecipiamo, per esempio in Afghanistan. Allora, le guerre moderne, oltre ad avere avuto la cattiva intenzione spesso di sterminare deliberatamente delle quote di popolazione, volerle cancellare dalla faccia della terra, oltre a questa applicazione, diciamo, scientifica sistematica al suolo, hanno approfittato per creare questo grande fatturato delle perdite di vite indifese dei bombardamenti aerei. I bombardamenti aerei di una città sono quanto di più efficace si può immaginare per distruggere le vite degli indifesi. Dove stanno i civili? Stanno nelle città. E allora bombardare una città è proprio esattamente quello che serve per colpire più a fondo, esattamente questa retrovia della guerra. Così, per esempio, il mio paese, la città di Napoli, ha incassato più bombardamenti di altre città d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora quei bombardamenti erano entrati dentro le teste delle persone, per esempio dentro gli incubi di mia madre, la quale fino agli ultimi giorni della sua vita ha continuato a svegliarsi di notte con il suono della sirena d'allarme aereo. Era un suono che avremo sentito, avrete sentito anche attraverso dei film, dei documentari. È un suono abbastanza lugubre, specialmente per quelli che lo sentono in piena notte e si devono precipitare di corsa, della specie del terremoto, diciamo, ecco, di quella specie là, solo che è un suono che avvisa del terremoto, e il terremoto viene dal cielo invece che dalla terra, viene dall'alto, si rompe il cielo e precipita in terra sotto forma di esplosioni. E dunque quest'incubo della sirena d'allarme rimasta ficcato dentro le storie di mia madre. Ma quello che mi riguardava a me da ragazzino, quando sentivo queste storie, è che ci volevano sempre ficcare qualche cosa di comico in mezzo a tutto quel pasticcio di guai, disgrazie, perdite, smarrimenti, sbandamenti. Beh, ci doveva essere sempre quell'elemento buffo che sgambettava il comico, lo faceva cadere, lo faceva inciampare, sgambettava il tragico, lo faceva inciampare. E perché? Perché solo così, poi, attraverso questo scappamento di un sorriso, di un allentamento della tensione, quella storia poteva essere raccontata di nuovo, veniva la voglia di raccontarla di nuovo, di ritornarci sopra con altri toni di voce, con un'altra compagnia, ripetendo lo stesso episodio ma in maniera diversa, ecco. Così riuscivano a raccontarsela quella storia e a dimenticarla, a farla scomparire, a farla passare via dai sensi. Quella della sirena d'allarme no, quella rimaneva. Ecco, mia madre non ricordava più esplosioni, ricordava le sue corse al rifugio, tirata via dal letto nel quale andava a dormire vestita e con le scarpe, e afferrava la prima borsa che doveva prendere, era la prima a inforcare le strade, le scale, poi doveva attraversare la strada, una piazza prima di arrivare al rifugio. E con la voce di sua madre dietro che diceva: pigli i posti buoni, perché ci stavano i posti buoni come a teatro nei rifugi. Il primo che arrivava della famiglia prenotava il posto dove si potevano sistemare meglio gli altri. Specialmente in quell'estate del 43, quando i bombardamenti erano senza più nemmeno la contraerea, potevano
non capitavano nemmeno solo più di notte, ma anche di giorno, a alta quota, su obiettivo libero, facendo strage deliberata senza nemmeno la pretesa di mirare a un obiettivo militare come la ferrovia o il porto. Ecco, in quell'estate del 43, quando la sirena d'allarme suonava continuamente, le persone erano così confuse che confondevano la sirena d'allarme con la sirena di cessato allarme, perché c'è anche una sirena di cessato allarme che dovrebbe riportare le persone, insomma, alle loro case, andare a vedere che guai era successo, insomma, all'appartamento che avevano lasciato. Ecco, e dunque quando uno perdeva una delle due sirene, e allora si incrociavano quelli che uscivano da un rifugio con quelli che si precipitavano per andare dentro un rifugio, e avvenivano delle scene di comiche, di incontro, di incrocio in mezzo alla strada tra concitati e rassegnati. Avveniva quella che permetteva a quelle persone di veniva quello che permetteva a quelle persone di superare quel momento, sottolineare il dettaglio buffo, ridicolo, comico, e poter proseguire oltre, insomma, nell'attesa. Se questo che dico è vero, cioè che il fatturato delle perdite principali delle guerre moderne sono gli indifesi nelle città, se è vero che il bombardamento aereo di una città è l'atto terroristico per eccellenza, cioè quello che vuole distruggere e terrorizzare il massimo numero di persone prese alla sprovvista, a casaccio, nel mucchio, allora ecco che per me la guerra, il fronte principale delle guerre moderne sono le città, i villaggi, i posti dove ci sono le piccole o grandi concentrazioni umane. Ecco perché quelli che hanno subito di più e hanno sostenuto l'impatto maggiore delle guerre moderne e continuano a sostenerlo sono le donne. Le donne, a loro spetta di reggere il fronte interno delle guerre moderne. Su di loro si carica il peso più pesante. Quando nell'8 settembre del 43 la nostra dinastia firma un armistizio e se la squaglia, ecco, gli uomini si trovano a doversi togliere le divise, a nascondersi o andare a combattere o essere afferrati e spediti al lavoro coatto in Germania, oppure finiscono fucilati. Ecco, gli uomini hanno finito la guerra, ma le donne no. Le donne la finiscono solamente quando la guerra ha smesso l'ultimo colpo. Loro non si sono potute congedare, togliersi la divisa l'8 settembre del 43. Ecco, su di loro pesava pesante il carico maggiore delle guerre moderne. Ecco perché erano quelle donne di quella città che sentivano il tranquillo diritto di raccontare quella storia. Erano le voci delle donne che penetravano attraverso le stanze, attraverso i muri e sotto le porte, penetravano nel mio ascolto e si facevano largo. Ecco, io sono uno che ha imparato il tempo, il mondo e il luogo in cui si trova attraverso l'udito. Per me l'udito, l'ascolto è l'albero maestro della conoscenza. Da lì poi quell'ascolto si diramava le sue informazioni, le sue possibilità di immedesimazione, immaginazione agli altri sensi. Allora attraverso l'udito io potevo vedere, toccare, gustare, odorare. L'udito mi ha informato e mi ha insegnato quello che era successo appena. Allora questo spiega a me perché mi sono incuriosito da non credente della scrittura sacra, perché in quella storia c'entra la voce, il verbo più frequente, più diffuso
più numericamente rilevante della scrittura sacra dell'Antico Testamento, legato al nome della divinità, è il verbo dire. E disse, e disse, e disse. Quella divinità dice continuamente. Improvvisamente irrompe nella storia e nella scrittura con questa sua voce, con il dire. È un dire che si rivolge a degli ascoltatori, si intende, ma anche no, si rivolge anche a nessuno, si rivolge anche a se stesso. Per esempio dice che sarà fatta la luce, e se non c'è nessuno lì, non c'è una cameriera che va a accendere la luce, in quel punto là dichiara la volontà ad alta voce, dicendolo, sarà luce, e così la luce si accende. Così racconta quella storia, è la voce, il dire della divinità che fa venire la luce, così come la voce, il dire della divinità che precede tutti e sei i giorni della creazione, e solo dopo che ha annunciato il creato, solo dopo il creato si produce. Dunque il creato dipende dalla dichiarazione, dalla voce della divinità. In quella storia la parola si prende la responsabilità di essere creatrice e immediatamente responsabile delle cose, della cosa compiuta. C'è perfino un vocabolo in ebraico antico che tiene insieme sia la parola che il fatto compiuto. Questo vocabolo che si davar vuol dire proprio questo: identità tra il dire e l'azione compiuta o commessa. Allora, per uno che scrive storie, il traguardo è questo: cercare con le sue parole le più precise possibili di far coincidere il suo racconto e le parole che usa con le cose che sta raccontando, farle unire, fare avvenire questo legame il più stretto possibile. Beh, lì, dentro la scrittura sacra e dentro quel dire della divinità, le cose sono immediatamente fatto compiuto. Lì c'è un vertice di questa contrazione, non c'è più distanza, non c'è più nemmeno un intervallo tra il dire della divinità e la cosa che avviene. Non c'è più intervallo tra l'annuncio di una gravidanza e la fecondazione di un grembo sterile. Quelle parole fanno avvenire le cose e la vita. In parola della divinità sono stati fatti i cieli e la terra, dice un salmo di Davide. Allora, per uno, questo spiega a me perché quella storia mi riguarda come lettore, non credente, perché sono uno che non si può rivolgere alla divinità, non posso dare il tu a questa figura lì dentro scritta. Faccio differenza, ma solo per mio uso personale, tra non credente e ateo. Ateo è qualcuno che esclude la divinità dal mondo, cioè dalla sua e dalla vita degli altri. Io invece la escludo solo dalla mia, non posso ammettere che una divinità si occupi di me, però posso ammettere che si occupi degli altri, cioè posso ammettere che una persona di fede abbia una intimità, una conoscenza, una relazione che io non possiedo fra le tante che non possiedo. Dunque resto non credente per inerzia quotidiana, perché tutti i giorni mi aggiro sopra quelle pagine, però non escludo la divinità della vita degli altri, e dentro la quale, la vita degli altri, delle persone di fede, diciamo, dentro di loro esiste una energia che io non ho ricevuto. Del resto si tratta di doni, e io ne ho avuti abbastanza, insomma, senza che ne chieda ancora, anzi avrei da restituirne un bel po'. Allora, restando non credente, percorro queste piste come percorro una salita in montagna. Salgo in montagna perché mi procuro un
deserto, un posto dove posso vedere come è fatto il mondo senza la presenza della mia specie. Vedo il mondo com'era senza di noi prima e come magari sarà dopo, perché le montagne hanno tutta l'aria di essere un po' più longeve di noi, durare un po' più di noi. E così vado in montagna semplicemente per procurarmi questo magnifico deserto possibile, a portata di mano, a portata di giornata. E per me salire è semplicemente staccarmi da un punto di partenza, prendere una distanza e aumentarla, aumentare la distanza dal punto di partenza e la cima, una cima qualunque, è semplicemente il punto più lontano raggiunto, non è vicino a niente. Dal mio punto di vista, quello che sta sopra la cima è profondamente uguale a quello che sta in basso, non si è avvicinata di niente quella cima alla sommità dei cieli, i quali dal mio punto di vista, insomma, di passante, sono vuoti, disabitati. E invece è semplicemente il punto più lontano che ho raggiunto e che poi devo abbandonare alla svelta, perché non è quello il mio traguardo. Il mio traguardo è quello di rientrare al punto di partenza, ritornare alla casa base della distanza che mi sono procurato. Mi piacciono le cime per diversi motivi. Un po' perché uno è che si sono affrancate dalla proprietà privata. Il primo che sale su un'isola, che sbarca su un'isola, nel passato ci ha piantato la sua bandiera e ha consegnato quell'isola alla sua nazione di provenienza. Il primo che è salito sopra una montagna ci ha potuto mettere sì una sua bandierina, ma non l'ha spostata da lì, non l'ha assegnata a nessuno, non poteva assegnarla a nessuno. Quella montagna appartiene a se stessa e al luogo in cui si trova. Dunque nessuna si è affrancata della proprietà privata, anche nessuno si è comprato un versante. Ecco, la nord del Cervino non è lottizzata, non c'è un cartello sotto di vietato il passaggio, proprietà privata. Chiunque può andare sotto quella parete e salirla, o attraversarla, percorrerla, farci quello che ci vuole, insomma, con la sua abilità o la sua attività. Mi piace per questo, perché sono senza proprietà privata, sono di tutti, appartengono ancora a tutti. Mi piace perché là sopra, in quel posto ostile, sento più fisicamente di essere uno di passaggio, non avere nessun diritto di residenza sopra quel posto, essere un ospite appena tollerato dalle circostanze favorevoli, dal clima, dal momento favorevole. E poi le montagne sono servite a separare, a segnare confini, a stare da una, chi sta da una parte e chi sta dall'altra, chi appartiene a un versante e chi appartiene all'altra. Invece l'alpinista, lo scalatore, nega questa funzione delle montagne, calpesta i confini, può salirli da qualunque versante e negare l'appartenenza di quella montagna a qualunque versante. L'alpinista è quell'irriverente che calpesta i confini e magari ci lascia pure i suoi bisogni sopra. Mi piace anche per questo salire sopra quelle cime, specialmente quelle di confine, quelle che dovrebbero separare, invece dal punto di vista degli alpinisti uniscono. Così è per me anche la scrittura sacra. La mattina mi infilo là dentro, apro quelle pagine, leggo quelle righe che corrono in senso inverso, da destra verso sinistra, in senso inverso. I miei occhi fanno un po' di attrito su quelle linee antiche e mi portano dentro il loro deserto. Lo frequento per il tempo che di una incursione da ospite,
e poi richiudo quelle pagine e mi ritrovo dentro il mio tempo. Ma finché sono su quelle pagine sono in una distanza, sto in un posto remoto. Quel libro mi è piaciuto anche perché non era letteratura, non si voleva accattivare il lettore, non lo voleva prendere dentro, tirarlo dentro e farlo immedesimare in una qualche storia, in qualche personaggio, come succede alle letterature. Se ne infischia del lettore. Era un magnifico verbale, è un magnifico verbale di una volontà di dichiararsi e di manifestarsi di una divinità estremista, monoteista, e questo già era un estremismo assoluto in mezzo al politeismo in cui si è andato a piantare. Una divinità che invece di aggiungersi alla quantità esorbitante e anarchica delle altre, pretende di essere la unica, la esclusiva, quella che ha la forza di cancellarle tutte, quelle precedenti. E così succede, senza approfittare di eserciti potenti, senza affidarsi alle armi di un conquistatore schiacciante, senza affidarsi a un vocabolario di una lingua solenne e predominante come la greca di allora. Pretende e ottiene di cancellare tutte le altre divinità precedenti attraverso una piccola lingua di pastori che si aggirano nel Medio Oriente, e sceglie quelli come ascoltatori e come facchini, portatori di quella notizia. Sceglie quegli ascoltatori, gli ultimi possibili probabilmente, quelli che sarebbero stati scartati. Del resto altrove leggiamo che la pietra che i costruttori hanno scartato è servita come testata d'angolo. Dunque spesso quella divinità estremista si va a pescare l'ultimo, il più misero, il più piccolo, il più meschino, su cui fondare la sua voce e la sua parola. Il suo più grande profeta, Mosè, era balbuziente, incacagliata. Rispetto a tutta quella folla di possibili, si è andato a scegliere proprio quello che non sapeva, che balbettava e non poteva materialmente riportare le sue parole. Probabilmente Mosè è stato il primo balbettatore della storia, che ha saputo che durante il canto il balbettatore fila liscio sopra le sillabe. È possibile che tutto quel racconto di Mosè sia stato da lui cantato per essere trasmesso. Bene. Estremista, sì, mi piace quella divinità perché estremista, perché dice siate santi come santo sono io, pretende il massimo della dedizione, della vocazione, sapendo che la creatura umana non sarà capace di realizzare quella eguaglianza, quel termine, onorare quel termine di paragone, siate santi come sono santo io. E però sa della creatura umana che solamente verso dei traguardi impossibili viene a essere spinta, mossa, e comincia ad andare da quella parte. È un'umanità che sarà vagabonda, che è stata esploratrice, che non si è fatta mai bastare i suoi confini, che ha continuamente cercato e continua a forzare quei confini della conoscenza, del sapere, della geografia, dell'astronomia. È una umanità che quindi vuole essere scaraventata verso l'infinito e portata verso l'infinito. Ecco che fin da subito quella divinità estremista le dice che deve usare il tutto per tutto, per sforzarsi di essere pari alla divinità, di raggiungere quella, di indirizzarsi in quel traguardo e consumarsi nel fallimento, ma senza poter rinunciare
a quello sforzo di approssimazione. E poi dice di voler essere amata, amata con tutte le energie del corpo. Nessuna divinità precedente si era rivolta alla specie umana chiedendo di essere amata, chiedendo cioè di estrarre dal corpo umano la sua più potente energia. Ecco che male inneggiamo nelle nostre scritture sacre la frase «E amerai la tua divinità con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo fiato e con tutte le tue forze». Non dice con il cuore, con lo strumento del cuore, del fiato e delle forze, ma dice «La amerai in tutto il tuo cuore, in tutto il tuo fiato e in tutte le tue forze». «In» vuol dire che quella energia amorosa sta là dentro, sta già lì, e bisogna da quella riserva, da quel giacimento che sta nel cuore, nel fiato e nelle forze, estrarre fino a svuotamento tutto il cuore, tutto il fiato, tutte le forze, tutto. È estremista, continua a essere estremista, ma lucidamente estremista. Conosce della storia di quell'energia amorosa questa legge antieconomica, che è opposta a quella di qualunque tipo di economia, che solamente quando hai dato tutto quella energia si riforma. Solamente quando hai versato interamente la tua scorta e la tua riserva fisica di energia amorosa, quella riparte. Si riforma anche con un piccolo aumento supplementare, perché c'è un'energia in più. Come succede a un muscolo che, sottoposto a sforzo, aumenta leggermente la sua capacità di sopportarlo, aumenta leggermente la sua fibra. E così è l'energia amorosa. Chi non l'ha data tutta, giorno per giorno, svuotandola, la marcisce, se la trova marcita. E cosa? A cosa somiglia questa erogazione? Esattamente a quella della manna. La manna è quel nutrimento, quella energia fornita che serve al sostentamento di tutta quella moltitudine che è uscita dai ceppi d'Egitto. E alla manna è fatta così: quella che non consumi in giornata è inutile che la conservi, perché marcisce durante la notte. E così è per l'energia amorosa: quella che hai risparmiato è marcita, non ti serve a niente, la devi buttare, è da buttare, e avvelena la tua riserva, la tua dotazione, avvelena il tuo deposito di amore. E dunque la manna, e questa è l'ultima delle scorribande che mi faccio stasera, se no mi sto, perché credo che sto andando anche fuori tempo, la manna è quella possibilità di rifornire dell'indispensabile chi ne è privo. E allora è stata immaginata e spedita con delle buone istruzioni per l'uso. Prima di tutto deve essere rifornita uguale per tutti, deve essere a porzioni uguali. Chi è privo del necessario ha bisogno prima di tutto di un sentimento di giustizia, di giustizia nella ripartizione. Devono essere tutte parti uguali, così nessuno va a guardare nel piatto dell'altro. Seconda cosa, perché marcisce in giornata? Perché così non può essere utilizzata come valore di scambio, non la puoi rivendere il giorno dopo. Perché la dovresti rivendere? Perché magari uno non ci vuole andare a raccogliere la manna il giorno dopo, è stanco, è stufo, non se la sente. E allora su quella sua pigrizia, o perché ha altro da fare, l'altro può fare commercio, dico vabbè, io me ne sono fatta avanzare, te la posso cedere, te la vendo, diventa una merce la manna. No, toglie quel fornitore, toglie il valore di scambio, il valore di merce alla manna. Ecco che leggiamo nella scrittura sacra, serve per mangiare. E certo che serve per mangiare, a che cosa serve? Per farne pallottola? No, precisa la divinità che serve per cibo, perché non deve servire a nient'altro, non può servire come moneta di scambio. E poi la più bella delle invenzioni è che la manna che viene versata è sovrabbondante, non fa le porzioni giuste, che poi alla fine quando hanno raccolto non ce n'è più perché ha calcolato giuste le porzioni, no, ne fa piovere di più. Per questo motivo generoso e grandioso,
che nessuno deve essere costretto a raccogliere l'ultima porzione. Perché se c'è una ultima porzione, quella scartata dagli altri, quella calpestata dagli altri, perché si tratta di raccoglierla per terra, ecco che le persone al mattino si precipitano per andare a raccogliere la manna in tempo, presto, e non lasciare, non andare a farsi arrivare a raccogliere la fine, insomma, lo scarto. Ne fa piovere di più dicendo non c'è bisogno che vi affrettate, potete prendervela con calma, tanto ce n'è di più, in sovrabbondanza senza calcolo. Allora, chiudo con una frase di una poeta africana, la quale un giorno i suoi genitori gli hanno permesso di andare a studiare in America, in un campus universitario. E un giorno lei si trova a un tavolino, sta mangiando una piccola brioche, si siedono al suo tavolo due suoi colleghi, due suoi amici americani, e lei prende questa brioche e la divide in tre parti. I due americani dicono: ma che stai facendo? Non ce n'è abbastanza neanche per te, che fa che ti metti a dividere per tre? E lei risponde così: da noi le cose stanno messe in maniera diversa. Da noi il sufficiente è quello che c'è diviso in parti uguali fra i presenti. Grazie dell'ascolto.